questa cornice, in questa location, il Tevere, l'associazione Vela d'Oro, di cui Lina Castellano è la responsabile culturale, in questo contesto stasera ci si inserisce questo concerto spettacolo di musica etnospirituale, musica e poesia sui sentieri dell'anima tra Oriente e Occidente. Dovevano evitare che la mia arcata toccasse il suolo, come un indiano con i piedi piatti, aveva detto. Ma quando una viva pienamente, così fanno anche gli altri. Ci rimarrà il sapore dell'esperienza. Se fanno presenti amori amari, amori dolci, amori buffi, amori per un giorno, amori per un mese, per un anno, 100 anni, 1000 anni, amori per sempre. Ci porta la spiritualità delle Ande, e quindi è stata più volte anche nelle mie manifestazioni ad Assisi, è un'ambasciatrice di pace. I cavalli in Argentina adesso sono molto maltrattati, tanto maltrattati, lo caricano tanto che fino a che cascano morti, è spantoso. Del cerro vengo bajando, cammino in piedra, encerrada en el alma una tristeza. Donatele le buone e dolci, donatele buone e dolci come su cose ciliegie, porgetele buone al vicino, al figlio, al padre, a vostra madre, a chiunque vi passi accanto, sì, porgetele dolci. Svisthala, Natya Rangasthala, Mahanatadhisha, Om Tadatma. Che hai compassione, a te porgo il mio saluto. Con le orecchie e la grande proboscide, con il tuo topolino accanto. Percorso è nella ricerca della musica e degli strumenti musicali. Unisco varie etnie spirituali attraverso gli strumenti. Laddove la religione non riesce a trovare un unico Dio, cerchiamo appunto di farlo con i miei strumenti, con il suono. Attraverso l'unione di campane tibetane e flauti persiani o tamburi africani o irlandesi, c'è questo richiamo che spinge in un'introspezione dove c'è la parte divina di ognuno di noi. Sì, Atahualpa Yupanqui era un grande maestro, è morto, un grande maestro e folclorista argentino, conosciuto nel mondo intero, è un grande filosofo, era nato vicino dove sono nata io, nella provincia di Buenos Aires. Già da piccola io, mio papà era
molto amante di Atahualpa e io da piccola, cioè, ho cresciuto con queste canzoni di Atahualpa e mi piacciono. Però io prima facevo altro genere, io sono cominciato come modella, come attrice nella mia carriera artistica e cantavo musica popolare, niente a vedere con il folklore argentino. Victoria Suriani, argentina doc, ma italiana naturalizzata da 30 anni. Questa sera qui a Lungotevere Roma per presentare la sua filosofia che tratta di cosa? La mia filosofia essenziale chediana parla dell'essenza della vita. Parla di una dottrina antichissima del Shakyamuni e una rivelazione rivoluzionaria del pensiero di Shakyamuni e nel Sutra del Lotto, uno dei tanti insegnamenti che fece il Buddha Shakyamuni tanto tempo fa, che è stato rivalutato da un uomo meraviglioso che io seguo da tantissimi anni, si chiama Daisaku Ikeda.